Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di Moto Finder, un piccolissimo dispositivo che installato sui vostri automezzi sarà sempre in grado di comunicarvi dove essi si trovano in tempo reale. Andiamo a scoprirlo insieme. Ce l'ho fatta! Eccoci qua. Moto Finder arriva in questa confezione dove nella parte posteriore ci sono appunto indicate delle semplici istruzioni. Procediamo subito nell'aprirla. Ed ecco qui direttamente Moto Finder, un cacciavitino a corredo per poterlo aprire ed installare la schedina SIM e le istruzioni poste nella parte inferiore della scatola. Brevissime, brevissime istruzioni, molto molto semplici. Procediamo subito nell'installare la schedina. All'occorrenza mi sono dotato di questa schedina. Spenderei due parole per il tipo di contratto attivato. Finalmente gli operatori, dopo diversi anni, si sono decisi nello sviluppare dei contratti telefonici specifici per usi di teleallarmi, termostati, remoti e in questo caso eventualmente localizzatori GPS. La comodità di questa SIM dati è che è correlata ad un numero di telefono esterno che ti permette quindi di tenere monitorato il suo credito, il suo funzionamento, quindi di non rischiare appunto di avere la scheda scaduta perché ci siamo dimenticati di ricaricarla o tutto quello che avviene nelle schede che comunque abitualmente non utilizzi tutti i giorni. Procediamo all'apertura del Moto Finder. Con il cacciavite in dotazione vado a rimuovere le due viti poste nella parte laterale. Ok. Vorrei far notare anche la presenza di questa guarnizione che lo rende sicuramente o IP67 o IP68. Quindi anche per un impiego un pochino più strong che può essere nel fango o nell'acqua, comunque il Moto Finder garantisce sicuramente un buon isolamento. Procediamo nell'installare la SIM. Ricordo, mi raccomando, rimuoviamo pin o qualsiasi altro blocco iniziale in accensione perché sennò potremmo avere problemi. La SIM va inserita così all'interno del vano specifico fino a sentire il click. Perfetto. Dopodiché procediamo nel risigillare nuovamente le due viti. Un piccolo consiglio: non stringetele con molta forza perché primo non è assolutamente necessario e secondo, essendoci appunto una guarnizione che fa da molla, il serraggio comunque avviene sicuramente in modo semplice. Perfetto. Ora che cosa facciamo? Semplicissimamente andiamo a collegarla ad una fonte di alimentazione. Moto Finder, come da istruzioni, indica la possibilità di essere collegato ad una fonte da 12 a 24 volts in continua. Ora noi per comodità andremo ad utilizzare questa batteria. Questa è una batteria d'allarme 12 volts 2A,3. Ora non è tanto importante l'amperaggio quanto la tensione, quindi noi andremo a fare un collegamento velocissimo. Perfetto. Nel giro di 30 secondi Moto Finder andrà a recuperare i satelliti disponibili e dopodiché proveremo subito a telefonare. Ho già memorizzato il numero di Moto Finder, questa è una schedina test che mi è stata fornita. Perfetto. Primo squillo, già riceve. Al secondo squillo mi dovrebbe attaccare il telefono. Perfetto, vuol dire che lui ha recepito la richiesta di posizione e già provvede nell'inviarmela. Mi arriverà un messaggio a secondi, eccolo qui che è arrivato. La posizione, ho già fatto dei test preventivamente, comunque la posizione arriva con un messaggio completo di iperlink di Google. Cliccandoci sopra io ho perfettamente la geolocalizzazione che appunto in questo caso mi va ad indicare NetGate SNC di Prada Riccardo, quindi
direi proprio perfetta. Una piccola informazione in più che mi sento di spendere è il fatto che è in grado di dirti anche a che velocità sta andando il device in questo momento. Indica 0 km orari, potrebbe anche indicarne 2 o 3 di km orari, potrebbe essere un falso positivo. Va ad indicare in questo momento appunto che MotoFinder è fermo. Se fosse su un veicolo in corsa o in movimento sicuramente avremmo un'indicazione diversa. Ora però per i più scettici io voglio fare un test un pochino più tecnico, ovvero quello di andare a dare una dimostrazione dei consumi che vengono dichiarati, perché i consumi che vengono appunto dichiarati dal costruttore sono veramente veramente bassi e noi giustamente vogliamo un attimino fare un riscontro concreto. Pertanto mi sono dotato di un amperometro che attualmente abbiamo settato su 2 ampere di scala. Quello che andiamo a fare semplicemente è mettere in serie questo amperometro all'interno del circuito. Ok, ad un consumo di 008-009, ora voglio provare a fare una telefonata a MotoFinder e vedere quanto consuma quando è in esercizio. Quindi ha avuto un picco a 0,15 nel momento in cui riceve la telefonata. 16, ok. Adesso sta ancora sicuramente lavorando perché mi sta mandando l'SMS. Ok, e adesso nuovamente scende. Mi è stato indicato dal costruttore che dopo diversi minuti in automatico lui va in stand-by, quindi voglio vedere effettivamente il suo esercizio in background quanto arriva a consumare. Quindi lo lasciamo così per qualche minuto e vediamo un attimino dove si intestano i consumi. Ok, ho voluto lasciarlo andare per circa una decina di minuti, ma vedo che i consumi si sono intestati. Siamo a 0,005 ampere, quindi vuol dire che il suo consumo rilevato è di 5 mA. Quello che ora voglio fare è subito effettuare una telefonata a MotoFinder per vedere se risulta essere ancora disponibile. Quindi andremo a risvegliarlo da questa situazione di stand-by. E infatti vediamo che immediatamente i consumi tornano su perché va in esercizio. Comunque ha risposto immediatamente, quindi nuovamente la riconferma che non è in una situazione di KO, quindi è sempre vigile in attenzione. Adesso i consumi sono a 0,6, è tornato a 0,6, ok, 0,7, 0,9 perché sta chiudendo nuovamente la portante perché ovviamente ha appena mandato l'SMS. E che dire, i consumi sono veramente ridotti. Considerate che un'automobile ha una batteria che può arrivare anche a 70 80 90 ampere. Parliamo di una moto può avere una batteria che varia dai 4 5 ampere fino addirittura le Harley Davidson montano anche i 12 ampere. Pertanto questo dispositivo collegato ininterrottamente ad una batteria carica andrebbe a scaricare completamente in 4-5 settimane. Mi sento ovviamente sempre di consigliare di collegare un mantenitore di carica a qualsiasi mezzo che non usate per diversi giorni, ma comunque registriamo che ha un consumo talmente esiguo che si può tranquillamente considerare di collegarlo e di lasciarlo collegato al veicolo ininterrottamente. Io riporto per esempio che ho un Harley Davidson tra le varie moto che abbiamo nel team, è dotato del transponder proximity e dell'allarme di serie, e in 15 giorni la batteria la scarica completamente. Quindi se fanno uscire in commercio delle moto con già dei device del genere e quindi consigliano di mantenerla sempre sotto ricarica, sicuro è che questo dispositivo non può rappresentare dei consumi anomali che vanno ad abbattere proprio la batteria in termini di carica e in termini anche di vita. Per tutte le informazioni www.motofinder.it. Io vi chiedo di iscrivervi al canale ed eventualmente abilitare la campanellina per poter ricevere sempre le notifiche dei nostri nuovi video, e qualsiasi dubbio o perplessità non esitate a scrivermi nei commenti perché mi fa molto piacere avere anche un vostro feedback. Io vi auguro una buona continuazione e grazie ancora. Ciao ciao! Bye bye.